nostra. Madre, lo so come lo dico. No, no, sai che è che è venuto all'improvviso mia cognata, un nipote, mio nipote, insomma sono venuto a mangiare a pranzo e restano a mangiare con me. Ah, siete cinque a te! Bra! Bra! Ma che è Armando? E che adesso? Sono qua appiccicato un po'. Capite? Ti faccio proprio al muro che la pagione in petto a voi. Marie. E siccome mi sa, io boh, ma cacciate la qua. Senza un sordo un cuore. Ma capire se c'è! Non è di capire, come sei? Ma io mi sono capito. No, mamma di chi? Come si dice? A caccia la malattia che erano la vice. E a domani ci ma mangiano pure se. E sei venuto qua. Ha già fatto pure. Io ho avuto proprio un'idea geniale, come a credere. Ma aspettate, io te, devo lasciare c'è la donna. Non c'è, aspetta, con me, ancora davo lì. Io sono pure qua. Proprio in petta lì. Ma fanno rispetto a papà. Però apri, no? Nessun camo sta tu, non congava giù. Ma non abbandona, ma che dappici con tutto quanto? Andiamo c'è. A capo a me non è buono. Sono venuto poco nervoso. Però apri, no? Prima non avevo l'estra la soddisfazione. E lo fa vedere che sono venuto qua. Easy, forse a te venisse. No, quello che ti voglio pregare, ma se avevo un traso cattivo, allora io me ne ho. E che non sta sempre cattivo? E la compagna d'Angelina, traso e ghiaccio ogni momento. Ma dovete capire, io me ne vado fin da me. Caccia brega, non voglio restare, ma me ne voglio. E allora, buio, che facite? Ti salva, ma state buono, ma no, no, è questa la vita vostra. Voi mi dovete pregare. Ah. Dovete insistere. Ecco, voi insistete. Come ti prego, mamma mia? Ma la capite buona. Mamma mi sono fatta una brutta figura. No. Non mi avrei occupato. Dimmi a casa, io è moglie malla. E te battimmo bro. Avanti. Ma te fa la storia. E allora mi raccomando. Dovete insistere. Ma da pregassa. Ma allora non ti prega, ma non tu. Non prega, ma voi. Scusate, scusate, ma non c'è. Stessa mia sorella qua, no, maronne che guai che ha fatto, se ne è asciuta, ha lasciato il patano un colpo a fuoco e si sono abbruciate tutte in patano e voglio sentire a Salvatore, se c'è da me, si sono abbruciate il patano, ma non c'è, solo voi mi potete salvare, mi avete fatto pure il patanello vicino capre, ciao mamma che posso riuscire, ma di caso tu il patano, si sa, perché mi sono abbruciate, sono diventate traumelle, come dimmi a me, ma buio, che lo faccio? Ma che mi ha fatto? Ma perché ha fatto un po' di spirito, pesce e lo sta guardando da lì? Mi mangia altro. Ma non c'è solo quello che ti aiuta, ma mai che posso riuscire, figlio mio, che posso riuscire? Accettate, accettate. Ma come? È buono, facita venire. Ma perché? Perché a te, mi passate vicino solo e faccio pace. Ma io mio, che non ho ricetto accettato, che le ha rimasciato. A così quando viene Salvatore non se ne accorge che noi diciamo che non l'avevamo fatto proprio il patanito, capito? Bravo, grazie. Ma se passa a mamma, Marì, ma come si faccio male a Marì? Sono tappiato che facciamo, non c'è? Don Cicci, però voi mi avete spafanato piacere, perché che ne fa mio fratello, è un poco delicato, avessi mai insistere un poco. Ma già prego. Bravo, mi fa insistere. Non ti preoccupare, io prego a Salvatore, prego a Manucci, prego a tutto il mondo. Ma non può ammazzare, vale la mamma, la mamma. Io vado a prima, non va a casa, mi ha capito. Vai, vai. Grazie, Don Cicci. Antonio. Allora. Ecco, una giurista che è combinata. Oggi ci saluto, io me ne ho. L'altro buon amando. Ma perché? Ma prego. Come oggi facciate se vi distrae? Prego. No, amando. E tu rimani a mangiare con me. Allora mi sei venuto cosa apposta. Sì, sì. Lì l'ha venuto pure. Salvatore. Salvatore. Vieni. Oggi ci viene il banchetto. Cicci, forza, pregate, mi raccomando. Non ma diciamo amica, amici, voi facendo in questo modo mi mortificate, io non posso accettare. No, no, sa. Pregate! Sì, sa quando è tu me la fa che se no io mi do solo un mangiato, io rimane a mangiare. Oggi ci io me la. No, 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 no
sta a mangiare qua? La moglie, andiamo dentro. No, no. Ma perché? Perché non vuoi rimanere a mangiare con me? Ma forse tu sono antipatico, ti hai fatto qualcosa. Ma quando mai voi mi siete antipatico a me? Assolutamente, lo faccio solo per non dare fastidio. Ma già vedete tutta questa gente qua. Ma no, anda mai. Ma però dici, chi managgia i? Dico sul serio, managgia i? Dici sul serio? Oh, non ti stai. Amanda, Santa Manuccia, lei ti vuoi rimanere a mangiare con me? Santa Manuccia. Va bene, senti, stai facendo. Ah, oh, voi, come fate? Sapete che c'è di voi? Se ne parla Natale. No! No, 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 no! Mo adesso, no! Ma perché si dà così cattivo? Ma non vai già a mettere in ginocchio, vai già a baciare in mano, proprio fa rimanere a mangiare con me. Dite, sapete qual è la verità? Che sta? Mi ha invitato pure a innamorata a me. E che lo può stare? Pure a innamorata a me. E che fa, Salvatore? Chi non ci cilla? Ma voi volete che ci fa specie una persona? Come si dice? Paro, mangiano no, mangiano lì e giusti. E vabbè, e se insistete tanto allora, io accetto. Ah, oi, non l'ho mai fatto con te. Un genio, che non so, vai. Sì, io vado un attimo dal tabaccaio. Mi raccomando, mi metti la base perché la fame è grossa. È grossa, Oggi ci mostro un brenna fatica. Ma ci vai. Un genio, che tu lasci la mano, che lo presenta. Don Cicci. Questo. Sta venendo un cavaliere Don Nicola con il figlio. Ah, beh, non ha mangiato qua. Un cavaliere ve ne ha mangiato qua con voi, eh? No, No. Quindi chissà come sta, appena vede. Ma ci vorrà tutto qua. Forse che la bella mamma lo carmana. Permesso. Venite, papà, entrate. Avete visto? Come vi dicevo, si è riunita tanta bella gente per accogliere questo favoloso zio dall'America. Vito. Cavaliere, come vedete, abbiamo riunito un po' di amici per accogliere mio fratello, manca da tanti anni, abbiamo preparato qualche cosa a tavola per mangiare. Dei grandi banchetti. Beh, allora magari possiamo rimanere a pranzo anche noi. Come? A pranzo anche noi. Come? Poi c'è, metto pure il pezzo da povera, studente, un figlio di un cavaliere. Eccellenza! Ma ci marichiamo così. Che sta? Ma noi che simbo con papà ci sta bene? Che sì? Con Camillo Bignatore, vi vuoi ricordare? Bello uomo. All'improvviso. Lì. Io non ho detto. Oh mamma! Tu hai sbattuto. Oh mamma! Che sta dentro? Parente? Papà! È un amico, un carissimo amico! Mamma! Oh, come c'è? Come c'è? Come c'è? Come c'è? Sì! Ecco qua, c'è un senza capello nostro! Come c'è? Ci ha picciato un fuoco! Ha picciato tutto! No, diceva, ha picciato tutte le illuminazioni, l'ambiente, gli amici, in onore del cavaliere che ci è venuto a trovare! Ma Gigi, ci stanno signore e nasmina, che stanno soltanto per tutto quartiere, cazzo per caso! Ma la gente può venire a mangiare qua, sei spesso la voce, capiamo! Cugè, mi sbagli, ma fermo su, e ci sarì, almeno ci sarì, cugè! Un po' di amici qua, hai capito? L'accoglienza. Grazie di questa bella accoglienza. Ecco. Io sono. La concetta è giusta. Conge! Sarà bene, sarà bene! Ma sta racinando il vecchio oliva! Ma non sei ce la sei! Ah, ti ricordi ancora come ti chiamava, eh? Ecco, mamma, mamma, bene che ci vuole! Mamma! Angelina! Mamma! Mamma! Certo! Ma questa è tua figlia, sta ragione! Grandezza e Dio! Capigliate che stai così intelligente! Sei mi spassoso, tu sei mi spiritoso! E gli ha piato l'aria intelligente!
mangiato Rosina. Rosina, la mamma. La mamma. Eh sì, te non c'è la mamma. Hai ragione, non c'è oliva, niente, non c'è oliva verde. Ci pensava, c'è andata a quattro. E che fai? Ce l'ho io, porto la partita. No, abbiate questo. Sì, queste valigie non le deve toccare nessuno. A me sono personalissime. Stanno i miei soldi, babbuttoni. No, salve, salve, come se stanno passando, mo trovo una mani, capiano. Sei qua. Portami la mia vita! Andiamo, No, ma se permettete, vi voglio presentare Miss Rosy. Diciamo così. Diciamo così, è la mia segretaria. Questa era per un po' di tempo anche lei. Allora ci vorrei a che. Se pulì, la metto un po' chiappe. In quanto a te voi, ci fa una bella rivalità. Ma come, sono 20 anni che sono qui in America e vengo qua, non mi avevo morto da fare l'uomo. Ma voglio dire un po' con questi fedeli. Ma come, non ne avevo morto, ti sono venuto là, sono andato trovato. Mi stai venendo una crisi pre-respiratoria. E se lo qua, per essere messa tutta a muino, l'emozione. Ci sarà l'indagiovista, l'indagiovista, ha ragione, senza conoscere, ma ci capite pure, come avete detto, Miss? Lui appena arrivato qui voleva pignorare i miei oggetti per fare qualche cosa di soldi, ma io direi no, meglio andare a piedi che pignorare. Cici! Aste! Giuseppe! Ma tu è molto! La fama mai vista, la fama bestiale! Senta, a proposito della telefonata, ha preparato altre cose, è pronto? Sì, ma aspettando a te. Senta, ma tu fuma? Sì, grazie. Ha portato le sigarette americane. Allora, dammi la sigaretta. Ah, no, Cicci. Ah, voi sani. Che bella tua tabacca. 3 giorni senza avere una sigaretta, 3 giorni senza fumare di cerina. Queste cannette, niente, coppa, no, di sigaretta. Ma anche i cerini devi portare. Per forza, senza conoscere nessuno, senza dollari. Cicci! Allora ci capite pure. Ci sei lì. No, se sapete. Che sta? No, dico, mo, tu se permetti, da fare un po' per la padrona di casa. Io vorrei che tutti questi amici che mi hanno aspettato con questa calorosa accoglienza, deve stasera a pranzo qua con noi. Anzi no, facciamo una cosa. Niente pranzo. Ci porta tutto quanto a ratto. No, una cosa mia papà, No. Lo sai, io non voglio essere ostacolato, io per solo dice, non mi piace. No, ma ci vuole tante miserie che ci sul petto in dall'America, tanto maltrattamento. Ma ci vuole, ne poco, ma. Sì. Ma che uno si crede che io devi sbarchi in America trovo l'oro per te. Ma dove sta? Quando mai? Frato mio, fammi, mi segni, manca.